Carissimi tutti, buongiorno e bentrovati. Questa mattina vogliamo leggere insieme dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 1, i versetti da 3 a 5. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Da queste parole di Paolo rivolte ai Filippesi si nota l'affetto dell'Apostolo verso la comunità cristiana a cui esse erano indirizzate, anche perché Filippi fu la prima città della Macedonia in cui egli fondò una chiesa. L'Apostolo inviò questa ed altre lettere dalla prigionia. Un modo per lui è di mantenere contatti fraterni ed affettuosi con quei fratelli lontani ma a cui egli teneva moltissimo. Inoltre, in quel tempo, le occasioni di ricevere visitatori e di proclamare il Vangelo gli erano precluse, per cui le lettere alle chiese da lui fondate rimanevano l'unico modo di mantenere contatti con quei fratelli tanto amati. Paolo intendeva informare i filippesi di molte cose che lo riguardavano, una su tutte delle sue condizioni di carcerato, che non gli dava più modo di andarli a trovare di persona. E poi per ammonirli contro i falsi dottori, di cui parlerà loro più avanti nella stessa lettera. Egli sapeva bene della partecipazione vera e profonda di quei fratelli allo studio ed alla divulgazione dell'Evangelo a Filippi e di ciò rendeva grazie a Dio in ogni sua preghiera. Vorrei ricordare a questo punto che fu proprio in una di quelle occasioni che si convertì Lidia, commerciante di porpora, che fu battezzata insieme alla sua famiglia e dalla quale, così come a Cornelio, Dio aprì il cuore alla verità. Anche io, ancora oggi e dopo più di 40 anni, ricordo le sensazioni provate per la prima volta allorché ho conosciuto l'Evangelo di Gesù, ma soprattutto i modi cordiali ed il sorriso di chi me lo presentò. Tale avvenimento cruciale nella mia vita non smette mai di far scaturire in me un moto di commozione e fino ad oggi ringrazio il Signore che mise sulla mia strada una persona a Lui consacrata che, come fece Paolo, non si stancò di portare agli altri la buona novella fino ad incontrare anche me. Leggiamo cosa Gesù raccomanda di fare agli Apostoli in Atti 1, versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E allora, anche noi, toccati dalla grazia di Dio, non ci stanchiamo di proclamare la fede nell'unico Signore, Creatore e Salvatore. E inoltre, non perdiamo mai l'occasione di inviare i nostri saluti ed il nostro pensiero più affettuoso ai fratelli nella fede che, magari, è un po' che non vediamo a causa delle circostanze della vita, ma che abitano, per così dire, costantemente nel nostro cuore. Che il Signore ci aiuti a non dimenticare mai che uno dei doni più grandi che Egli ha fatto a noi, Suoi diletti figli, è proprio la gioia della comunione fraterna, che non conosce distanze e né confini. Amen.